Amici sportivi appassionati di calcio 5, buonasera, è Valerio Pavesi che vi parla da Mazz 80 Channel, vi presento la 20ª giornata campionato futsal, serie C1, questa sera si affrontano a Cimazz 80 contro Polisportiva Chignolese. Prima della sintesi ecco il risultato finale, Polisportiva Chignolese che prevale su Mazz per 5-4. La classifica vede sempre il capolista Pavia che comanda 53 punti, Mazz che si trova all'11° posto a quota 21 punti. E infine la classifica marcatori che vede i capocannonieri Nino Casale e Sergio Orvati a quota 33 reti. La formazione della Polisportiva Chignolese scende in campo con Ghisleni in porta, Otelli, Nava, Regazzi e Cappello. A rotazione Rota, Plati, Assi, Passi, Previtali, Toscano e Culasso, allenatore Massimiliano Santini. La formazione della Cimazz 80 scende in campo con Simone Prisma in porta, con il numero 2 Luis Carlos Cimino, con il numero 6 il capitano Simone Lupis, con il numero 7 Alessio Savino, con il numero 9 Alex De Montis. A rotazione con il numero 12 Pietro Moschella, con il numero 3 Carmine Zappia, con il numero 4 Alessio Merante, con il numero 5 Mattia Gentile, con il numero 8 Alessio Vercillo, con il numero 10 Luca Luceri e con il numero 11 Luca Lorenzo. L'allenatore della Cimazz 80 Cristian Filomene. Ed ecco lo schieramento in campo dei ragazzi capitanati da Simone Lupis. Ed ecco i giocatori che sono pronti e sono in campo per questa 20ª giornata a campionato futsal Serie C1, partita fondamentale. I nostri ragazzi ormai devono pensare alla salvezza. Inquadrato Simone Prisma, grande ritorno tra i pali. Inquadrati Alex De Montis, Vercillo e Luceri. Tutto pronto, buona partita, partiamo! Si comincia 20ª giornata a campionato futsal Serie C1. Questa sera si affrontano Cimazz 80 contro Polisportiva Chignolese. Ogni partita ormai è diventata fondamentale per la nostra squadra. Cerchiamo disperatamente i tre punti per cercare di risalire e di allontanarci dalla zona pericolo dei play-out. Buona partita a tutti! Ripresa laterale. Luceri. Cimino. Sulla sinistra per De Montis, all'indietro ancora per Cimino, proviamo a spostarci sulla destra, proviamo a manovrare ancora con il numero 2, attenzione, prova la conclusione Vercillo, palla che termina alta sopra la traversa, Ghisleni appoggia per Assi, l'imbucata in avanti per Toscano, attenzione, saltato Prisma e c'è il gol, la Polisportiva Chignolese si porta subito in vantaggio. Lorenzo Toscano 1-0. Rivediamo, molto bello l'assist di Assi per Toscano, non può nulla Prisma che viene saltato e la Polisportiva Chignolese si porta in vantaggio al terzo minuto di gioco. Calcio d'angolo, attenzione, c'è il tiro, la conclusione, protestano per il gol, la palla, siamo in dubbio se ha sorpassato la linea e attenzione, ci sono proteste ancora, rivediamo al replay e Ghisleni toglie proprio il pallone dalla linea, vediamo, e non sembra aver varcato la linea, non sembra averla varcata tutta, molto difficile da giudicare comunque questa decisione per la terna arbitrale. Rimessa laterale, attenzione, Prisma prova con il destro da fuori, palla che termina alta sopra la traversa, ci ha provato l'estremo difensore. Toscano prova a spingere sulla sinistra, contrastato da Luceri, attenzione, recuperiamo palla con Vercillo e poi Cimino, sulla destra riperdiamo palla, attenzione, Assi, e c'è la parata da parte di Prisma, grosso pericolo anche in questa circostanza. Cimino prova a spostarsi sulla destra, conclude con il destro la parata di Ghisleni, prova a ripartire ora la Polisportiva Chignolese, c'è l'invito, non raccoglie nessuno, dobbiamo stare molto attenti soprattutto sulle ripartenze della squadra avversaria che è molto ben organizzata. Cimino prova a manovrare ora De Montis, ci spostiamo sulla destra,
con Vercillo, prova la conclusione, palla che viene respinta in rimessa laterale. Lupis, De Montis prova ad affondare, attenzione con il sinistro, conclude, poi Vercillo che tenta un colpo di tacco, recupera palla Culasso, prova la ripartenza la Polisportiva Chignolese, palla in rimessa laterale, ci ha provato De Montis, buona iniziativa, attenzione Lupis, il tiro con il sinistro, ma poi c'è la ripartenza da parte della Polisportiva Chignolese, palla che viene proprio deviata dal capitano, calcio d'angolo, attenzione alla conclusione al volo con il destro da parte di Cappello, palla che viene respinta da Prisma, poi è il capitano Simone Lupis, proviamo a ripartire con Lorenzo, palla in rimessa laterale, Savino, Lupis, ancora di ritorno per il numero 7, l'assist per Zappia, il tiro che viene respinto da Ghisleni, inquadrato Lorenzo e Otelli per la squadra avversaria, De Montis, buona questa azione, attenzione affonda con il sinistro, ancora Ghisleni che respinge, ottima prestazione dell'estremo difensore, viene chiamato il primo time out della partita, dunque la Polisportiva Chignolese si trova in vantaggio per 1-0, ma dobbiamo dire che la squadra di Mister Filomene sta insistendo e merita di arrivare sul pareggio. Riprende il gioco, calcio d'angolo, Assi, la conclusione, attenzione Toscano, poi è Plati e c'è l'incredibile autorete da parte di De Montis che porta la Polisportiva Chignolese sul 2-0, clamoroso autogol. Rivediamo il tiro con il sinistro da parte di Assi, poi è Toscano, l'assist per Plati, arriva De Montis che ha tentato di spazzare ma si trasforma in una conclusione traditrice, non può nulla Prisma e siamo sul 2-0. Rimessa laterale, Lupis, Savino, De Montis, c'è la grande parata da parte di Ghisleni in calcio d'angolo che ora va al rinvio per Assi. Recuperiamo palla con De Montis, prova ad affondare sulla sinistra, il tiro ancora, Ghisleni che devia con il piede, De Montis, il tiro da parte di Lupis con il sinistro, ancora una deviazione da parte di Ghisleni, Lupis, Savino, prova il tiro con il destro, ancora Ghisleni che respinge, prestazione impeccabile dell'estremo difensore. Parte il rinvio, attenzione la rovesciata di De Montis e c'è un grande gol, 2-1, accorciamo le distanze e questa è una splendida rete di De Montis. Rivediamo il rinvio da parte di Prisma, straordinario gol di De Montis in rovesciata, rivediamo da un'altra angolazione, gol da manuale del calcio, straordinario. E dunque la situazione è sul 2-1, Otelli prova a manovrare la Polisportiva ma recupera palla il capitano Lupis, il tunnel su Otelli, attenzione prova con il sinistro, palla che è terminata fuori sul secondo palo, Savino, De Montis, Lupis, ha tentato l'imbucata ancora per De Montis, riparte la Polisportiva con Culasso, attenzione Cappello e ancora Culasso sul secondo tentativo realizza il gol del 3-1, Mauro Culasso, veniamo puniti subito, rivediamo, ottimo scambio tra Culasso e Cappello, poi è il numero 11 che conclude e realizza la rete del 3-1, non può nulla Prisma che sul primo tentativo aveva respinto molto bene. E dunque finisce qui il primo tempo, Polisportiva Chignolese che è in vantaggio per 3-1 su Mazzo 80. 5 secondi di spot per noi. Inizia la ripresa, Polisportiva Chignolese che è in vantaggio per 3-1 su Mazzo 80. Buono questo recupero da parte di Luceri, prova il tiro con il destro, deviazione da parte di Otelli. Passi,
Otelli recupera il pallone, Cimino, lo scambio con Lucieri, il tiro con il destro da parte di De Montis, blocca in due tempi Ghisleni, che ora va al rinvio direttamente per Toscano con il sinistro, deviazione di Prisma in calcio d'angolo. Ancora Toscano, attenzione, tutto solo davanti a Prisma che respinge il pallone, poi è De Montis in avanti per Vercillo che non riesce a raggiungere il pallone. Lucieri, Cimino, attenzione, molto bella questa azione da parte di De Montis che guadagna un calcio di punizione. È proprio il numero 9 che andrà a battere, prova la conclusione con il destro, palla che termina sul fondo. Cimino, De Montis, si fa vedere Vercillo, perde palla De Montis, recupera Otelli, attenzione Toscano che si invola sulla destra, prova la conclusione con il destro, deviazione di Prisma in calcio d'angolo. Vercillo prova ad avanzare, il pallone per Lucieri, Cimino, buona questo assist per Lucieri che conclude al volo con il destro, ottima iniziativa, palla che è terminata sul fondo. Cimino, ancora un altro passaggio, recupera palla a Ghisleni e ora è Toscano, attenzione per Assi che realizza la rete del 4-1, contropiede micidiale, Daniele Assi porta più 3 la polisportiva chignolese. Rivediamo l'assist molto bello da parte di Toscano, la conclusione con il sinistro da parte di Assi non lascia scampo a Prisma, rivediamo da un'altra angolazione, molto bello questo gol. Prisma, il colpo di testa di Passi e ora proviamo a ripartire con Lucieri, Vercillo, Cimino, cerchiamo una soluzione ma è ora Otelli che perde il pallone, attenzione Vercillo in mezzo per De Montis che firma il gol del 4-2. Dai ragazzi, la partita si riapre, rivediamo. Molto bello questo recupero di Vercillo su Otelli, l'assist in mezzo per De Montis che insacca l'incrocio dei pali. Non può nulla in questa circostanza Ghislemi e siamo 4-2. Lupis, De Montis cerca e trova sulla sinistra Lucieri, ma perde palla, attenzione Cappello, parte il contropiede in mezzo per Culasso, attenzione l'1-2! Incredibile palla che termina sul fondo. Lupis, la conclusione da fuori con il sinistro, para Ghislemi in rimessa laterale. È proprio il numero 12 che va al rinvio, Assi per Toscano, in mezzo per Passi che firma il gol del 5-2. La polisportiva chignolese torna a più 3. Altro gol sul contropiede, non può nulla Prisma neanche in questa circostanza. Rivediamo assist molto bello da parte di Toscano e gol di Passi. Vercillo, proviamo con il portiere in movimento. Lupis, il tiro con il destro, grande parata di Ghislemi in calcio d'angolo. Va a battere Cimino ancora per il capitano. De Montis, il tiro con il destro che viene respinto, ma ancora il mazzo che prova ad insistere, molto bella questa azione e c'è il gol di De Montis, 5-3. La partita si riapre ancora, De Montis partita straordinaria, grandissimo gol in rovesciata, altre due realizzazioni, grande prestazione del numero 9, rivediamo da un'altra angolazione, c'è l'assist molto bello di Cimino per De Montis che appoggia a porta vuota. Lupis, De Montis, attenzione Savino, ha saltato Ghislemi e ha concluso in gol, 5-4, siamo a meno 1, incredibile, la partita si riapre proprio a un minuto dalla fine, rivediamo, molto bello questo gol di Savino, ha saltato Ghislemi e con il sinistro ha appoggiato in rete. Dai ragazzi, manca un minuto. Tutti in avanti, ci dobbiamo credere. Lupis, De Montis,
Cimino, attenzione, scivola, ma recupera palla Savino. Dai ragazzi, mancano 30 secondi. Ancora il capitano Savino. Cimino, attenzione De Montis, in mezzo al tiro, incredibile, mischia fuori banda, ma c'è un fallo di mano clamoroso, l'arbitro non vede e finisce la partita. Clamoroso, 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 non ci credo. Rivediamo il tiro da parte di Savino, mano netta da parte di Assi, rivediamo a braccio completamente aperto. Ma come si fa a non vedere un rigore così? Incredibile, finisce la partita 5-4. Mazzo 80 Channel vi ringrazia per la visione. Godiamoci lo speciale su Simone Lupis. Grazie a tutti, alla prossima partita. Como tú te llamas, yo no sé de dónde llegaste ni pregunté. Lo único que sé es que quiero con usted quedarme contigo hasta el amanecer. Como tú te llamas, yo no sé de dónde llegaste ni pregunté. Hasta el amanecer. Óyeme mamacita, tu cuerpo y carita, bien morena, lo que uno necesita. Mirando a una chica tan bonita, pregunto por qué anda tan solita. Ven dale ahí, ahí, moviéndote eso pa' mí. Ni motivo más ni el país, ya vámonos de aquí, que tengo algo bueno para ti. Una noche de aventura hay que vivir. Óyeme ahí, ahí, mami, vamos a darle. Rumbiando y bebiendo a la vez. Tú tranquila que yo te daré DJ la noche llena Mayo, de placer. Mayo. Tú te llamas, yo no sé de dónde llegaste ni pregunté. Lo único que sé que quiero con usted quedarme contigo hasta el amanecer. Yo pendiente a ti como bailas así con ese movimiento me hipnotizas. Me voy acercando hacia ti y te digo suave al oído. Escúchame mami, yo te estoy queriendo, siento algo por dentro. Y tú me dices, estás muy loco, deja eso mami. Yo te estoy queriendo, siento algo por dentro. Me muero por llevarte. Como tú te amas, yo no sé de dónde llegaste ni pregunté. Lo único que sé. Niki, 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 yeah.